Buonasera, ben ritrovati in nona puntata di ABS Motori, carica di energia. Anche questa sera torneremo a parlare di formazione, di scuola, ma anche di corse e di passione con il mio compagno di viaggio Giuseppe Polari. Buonasera, ben ritrovato. Ciao Romina, buonasera. Hai detto benissimo, come al solito, ormai sei un abitué, mi sembra, del mondo dell'automotive. Siamo qui oggi, una puntata eccezionale, ma anche grazie a un ospite eccezionale. Vero. Abbiamo qui di fianco a noi Alessandro Lanari, che è il Marketing Director Mobility Power Solution di Fiamm. Così tante cose? Buonasera, possiamo chiamarti semplicemente Alessandro? Assolutamente. Se sei d'accordo, perché sennò devo prendere appunti e poi mi dimentico. Guarda. Ok, perfetto. Quindi noi diciamo che oggi sarà una serata spettacolare, diciamo frizzante, elettrica e con parecchia energia, giusto? Sì, sicuramente fiammante, direi. Fiammante, giusto. Bravo, giusto? Mi piace Alessandro, visto? Bravo, bravo. Questo e quindi, gioco di parole. Quindi come iniziamo allora a questo punto? Direi che abbiamo posto alcune domande agli operatori del settore, ovviamente legate al mondo della batteria e ovviamente a Fiamm. Sentiamo che cosa ci hanno detto da Andrea. Ciao amici di ABS Motori, bentornati in questa nuova puntata. Oggi siamo qui con Luca, titolare di Officina Ranghetti. Ciao Luca. Ciao. Con Luca oggi vogliamo parlare di batterie. Luca, secondo te esistono delle caratteristiche specifiche che permettono la scelta di una batteria piuttosto che un'altra? Allora, innanzitutto le batterie vanno montate per quanto riguarda le specifiche tecniche che dice casa madre. Tutte le batterie hanno un amperaggio diverso, ovviamente va scelta quella giusta per tipologia di macchina, e hanno anche delle caratteristiche diverse in base alla tipologia di motore che ci ha montato. E ovviamente una nota fondamentale è il rapporto qualità-prezzo per i nostri clienti. Noi le batterie Fiamm le utilizziamo da sempre. Mio papà ha iniziato a lavorare negli anni 60 e ha iniziato già allora. Io da quando ho iniziato nel 2004 mi è stato trasmesso questo prodotto. Per i miei clienti scelgo sempre prodotti di qualità. Per le batterie dal mio fornitore chiedo sempre di Fiamm. Fiamm è sinonimo di qualità. Mi sembrano tutti belli, decisi, con le idee chiare, soddisfatti, vero Alessandro? Beh, sicuramente sì, fa piacere sentire questo da parte delle officine italiane. È importantissimo il feedback che arriva, giusto? Direi che è fondamentale. Ma adesso? Adesso che cosa succede? Perché ho quasi paura, non lo so. Adesso è il momento che ami di più tu Giuseppe, ma che amo anch'io, il TG di ABS Motori con le news. Come prima notizia, NTN SNR, la mobilità del domani. La comodità e l'ergonomia dell'automobilista sono diventate esigenze primarie negli ultimi anni. Di conseguenza sono stati inseriti di serie sui veicoli numerosi accessori che, per funzionare, necessitano di sistemi efficienti. Proprio per queste necessità, NTN SNR lavora alla mobilità di domani attraverso tre aree di competenza: chassis, powertrain e driveline. Seconda notizia riguarda Silca. A livello europeo, Silca SPA è un'azienda di riferimento per la progettazione, produzione, duplicazione e lavorazione delle chiavi grezze. L'azienda infatti ha progettato una linea di prodotti destinata ad officine, garage e ricambisti per mettere in moto nuovi servizi ad alto tasso di redditività. Ball System, un attore di innovazione. Fin dalla sua fondazione, l'azienda ha valorizzato l'artigianalità e il saper fare umano per tracciare nuovi percorsi di eccellenza nella riparazione nel pieno rispetto della tutela ambientale. Il metodo Ball System è completamente a zero emissioni e minimizza l'impatto sull'ambiente non solo grazie all'assenza di stucchi e vernici per la riparazione dei danni alla carrozzeria, ma attraverso una serie di interventi lungo l'intero processo di ripristino che lo rendono ad oggi un metodo davvero green. E con questa notizia abbiamo terminato il TG di ABS Motori. Ed ecco allora, grazie al nostro
nostro TG News, rimaniamo sempre aggiornati sulle notizie fresche di mercato, ma torniamo a parlare di batterie. In che modo, Giuseppe, possiamo sfruttare la presenza di Alessandro oggi qui di FIAM in studio? Cosa possiamo chiedere? Innanzitutto gli chiediamo di presentare l'azienda, giustamente, e poi se, come magari potrebbe apparire, la batteria è un prodotto tecnico difficile da capire. Beh, allora, innanzitutto rispondo alla tua prima domanda. FIAM Energy Technology è un'azienda che nasce nel 1942 in provincia di Vicenza, esattamente a Montecchio Maggiore. Infatti FIAM sta per Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio. Siamo un gruppo di più di 1000 persone e fondamentalmente ci occupiamo di batterie, non solo batterie avviamento, quindi automotive, ma anche batterie per applicazioni industriali. Tutta la nostra produzione è quasi tutta made in Italy. E i nostri uffici sono ovviamente nella sede di Vicenza e anche in gran parte del mondo. Per quanto riguarda la seconda domanda relativamente all'aspetto tecnico, ovviamente la batteria, per quanto un prodotto semplice, ha delle peculiarità che fanno sì che i prodotti al loro interno siano essenzialmente diversi. Quello che possiamo dire innanzitutto è che fondamentalmente le batterie si dividono in batterie per applicazioni tradizionali e applicazioni start and stop. Chiarissimo, Romina. Ma guarda, adesso avrei tante di quelle domande da fare ad Alessandro oggi sulle batterie che potremmo impiegarci due giorni, però prima di continuare a torturare il nostro ospite qui in studio abbiamo da vedere invece un video sulla cubicatura, pensa che brava, sì. Ho anche imparato a pronunciarlo, del nostro Walter Giuliani, che è il direttore di Io Carrozziere, che è andato presso l'officina, anzi la carrozzeria Comi. Vediamo che cosa ci fa vedere. Ciao a tutti, ABS Motori oggi si trova in visita della carrozzeria Comi di Robbiate, provincia di Lecco. Per farvi vedere un processo che non è molto ben conosciuto fra gli autoriparatori, è la cubicatura. È un processo di rivestimento particolare di accessori. Ecco, ci vuoi dire qualcosa in proposito di come avviene e di che cosa si può fare con la cubicatura? Sì, la cubicatura ha preso moda, diciamo, in Italia da 5-6 anni, in realtà esiste da inizio anni 80. Con questa tipologia di personalizzazione possiamo rivestire qualsiasi tipo di pannello che vada dalla plastica al legno duro, all'alluminio, qualsiasi pannello che si possa immergere nell'acqua. Quindi non solo pannelli plastici o di metallo, ma qualunque tipo di qualunque supporto. Tipologia di supporto che si possa immergere nell'acqua, perché in sostanza questa è la pellicola di personalizzazione, viene immersa nell'acqua a 28-30 gradi, viene spruzzato un solvente particolare che scioglie la parte gelatinosa della pellicola, rimane a galla il print, quindi l'idrografia, il disegno, immergendo il supporto da personalizzare con la forza ovviamente dell'acqua, il print rimane attaccato al supporto, che dopo si può rivestire con la laccatura opaca, lucida, in questo caso l'abbiamo utilizzato lucida. Quella di protezione. Di protezione, sì. Ma che bella questa cubicatura, Romina, hai visto? Che cubicatura significa rivestimento, come mi stavi dicendo prima. Bravissimo, esatto, mi hai tolto le parole di voi, non mi fai mai finire di parlare però, Giusto, Giuseppe. Hai ragione, però vabbè. Noi siamo curiosi, sì. Ovviamente, non so, lo faresti sulla tua macchina? Questo bellissimo prodotto di pellicola? No, faresti? Sì. Io direi di sì, assolutamente. Farei. Vediamo un attimo, per darti un'idea, i costi. Sentiamo appunto. Walter che cosa ci dice. Cosa potrebbe venire a costare rivestire un particolare? Qui è stata rivestita fiancate, frontali, eccetera, ma rivestire una cosa unica, diciamo. Allora, noi per rendere l'idea, do sempre l'idea, diciamo, della calotta specchio di un'autovettura. Perfetto. Una calotta specchio di medie dimensioni di un'autovettura con la personalizzazione di una pellicola standard, quindi standard intendo i rotoli normale che abbiamo in commercio, si possono andare dalle 40 alle 50 euro più IVA. Quindi abbordabilissimo. Sì, abbordabilissimo. Ci sono delle richieste in proposito? C'è un mercato in proposito di richieste di questo tipo di servizio? Si è sviluppato negli anni un buon mercato, oltre, diciamo, al consumatore, al motociclista, all'amatore che comunque vuole personalizzare il proprio prodotto, che vada dalla moto, dal quad, dalla stessa automobile, si è sviluppato anche nel mercato dell'architettura. Ultima domanda, una volta fatto il processo, trattato il pezzo, è trattato anche col protettivo trasparente? Sì. A durata questo pezzo qui? Oppure nel tempo si deteriora, ha qualche problema? No, a durata come una verniciatura normale di un'auto. Cioè, a differenza, faccio una distinzione, a differenza della pellicola classica che si incolla su,
questo non è un processo a pellicola, eccetera, è una pittura. È una pittura perché dopo abbiamo il trasparente finale di protezione, quindi per ipotesi dovessi anche rovinare lo specchietto superficialmente, io posso con la pasta abrasiva andare a intervenire e togliere i graffi. Perfetto, sei stato estremamente esaustivo, ti ringrazio. Grazie a voi. Per la cortesia. Chiuderei qui la trasmissione e saluterei Romina e Giuseppe. Ciao a tutti. E grazie, ciao a voi. Ma allora, quindi adesso ci occupiamo del mondo dei quad, perché no, io amo i quad, mi piace molto. Non solo i quad, tutto quello che è motori, tutto quello che è legato al mondo dei motori e dalle batterie, ma non solo, anche i quad logicamente. Ma adesso secondo me è un servizio, lanciamo che mi piace tanto, ovviamente si parla di formazione, si parla del programma GM Edu e abbiamo mandato il nostro inviato Andrea Pluchino del Giornale del Meccanico in questa scuola. Vediamo com'è andata. Amici di ABS Motori, bentornati. Oggi ci troviamo all'Accademia Formativa Martesana, una realtà del territorio che offre da sempre percorsi formativi stimolanti per i nostri ragazzi. E siamo qui col direttore Carlo Zanoni, che ringraziamo di averci ospitato. Grazie a voi per essere venuti a trovarci. Col direttore oggi vogliamo parlare del programma GM Edu, del ponte che si è creato ormai tra noi e le scuole, ma soprattutto della qualità del progetto formativo che permetterà ai nostri studenti di entrare poi nel mondo del lavoro. Sì, sicuramente questa collaborazione è fondamentale per chi si occupa di formazione professionale e comunque in generale per le scuole che hanno a che fare con un mondo così dinamico come quello dell'automotive. Si tratta veramente di un qualcosa che ci permette di affrontare con consapevolezza e con orgoglio determinati progetti che altrimenti non sarebbero alla portata delle scuole. Chiaro, chiaro, assolutamente c'è una qualità anche non solo tecnica ma pedagogica alla base di questo progetto. Infatti siamo qui per consegnare la targa al direttore e adesso andremo a fare un giro all'interno dei vari reparti della scuola. E allora, prima di proseguire, perché non è finito il nostro tour all'interno dell'istituto, dobbiamo fermarci perché siamo arrivati alla fine della prima parte di ABS Motori, ma torniamo qui dopo una piccolissima pausa, quindi non mancate perché vi aspettiamo. Eccellenza. Buongiorno, eccellenza. Buongiorno, eccellenza. Di solito, eccellenza. Nella raccolta e rigenerazione oli usati siamo al primo posto in Europa. Buon lavoro, eccellenza. Con OU, eccellenza italiana. Le rettifiche FIR sono il perfetto mix di precisione degli strumenti e conoscenze tecniche offerte dall'esperienza sul campo. Continuiamo il nostro viaggio all'interno dell'Istituto Martesana, lo dico bene, partner del nostro programma GM Edu, ho detto bene fantastico, Giuseppe? Fantastico. Sono bravissima, vediamo. Siamo qui con Giampiero, che è docente dell'Accademia Formativa Martesana, per vedere il primo ambiente che rappresenta forse uno dei cuori pulsanti di questa scuola. Quindi Giampiero, dove siamo? Allora, ci troviamo nel reparto carrozzeria, che sarebbe uno dei tanti indirizzi che ha la nostra accademia, dove insegniamo ai nostri ragazzi l'approccio a questo settore, a questo ambiente. Ecco Giampiero, che tipo di lavorazioni svolgono qui i vostri studenti? Allora, noi facciamo delle lavorazioni un po' lunghe sui restauri d'auto d'epoca per toccare un po' tutti gli aspetti che riguardano la carrozzeria, dalla saldatura, dal taglio delle lamiere usurate dal tempo, dalla verniciatura, ripristino di tutto il veicolo. E poi facciamo un grosso passaggio su quello che è la richiesta ad oggi nel mondo della carrozzeria. Quindi oggi è molto richiesta la figura del verniciatore. Un commento su queste lavorazioni? Stiamo vedendo i nostri ragazzi del corso meccanici
corso del primo anno, sezione A. In questo momento stanno effettuando varie lavorazioni, si parte dallo smontaggio dei pneumatici con successiva bilanciatura per poi andare a creare una lavorazione completa sui tre veicoli che abbiamo qui alle nostre spalle. In questo caso stiamo facendo una lavorazione sull'impianto frenante anteriore. Queste due parti si compongono per il nostro programma di formazione relativo solo al primo anno. Ma grazie ai docenti, ai ragazzi, alle aziende partner del programma GM Edu, anche in questo caso siamo riusciti a entrare in uno di questi istituti per parlare di formazione e per avvicinare questi due mondi, quello del lavoro e quello della scuola, che devo dire nessuno fa, e noi con il programma GM Edu come 2SG editore riusciamo a farlo grazie a tutti voi. Ma andiamo avanti. Andiamo avanti perché dobbiamo torturare ancora un po' Alessandro, sì, di FIAM, che è qui con noi. Allora, una domanda che tra l'altro è molto banale e semplice, però forse è la più importante. Volevo chiederti, Alessandro, un cliente, ma anche un operatore, su quali parametri deve basare la scelta di una batteria, cioè cosa deve guardare? Ma guarda, sostanzialmente io direi di affidarsi ad aziende conosciute, quindi aziende produttrici conosciute, utilizzare dei brand diffusi sul mercato. Certo. E perché no? Utilizzare anche del prodotto made in Italy. Ci piace il supporto del prodotto made in Italy. Assolutamente. Un po' di patriottismo anche nelle batterie. È importante, direi di sì. Ecco, ma quali sono i fattori, forse principali, che diciamo permette alla batteria di durare di più? Quali sono? Ecco, perché devo prendere elementi? Appunti, perché ogni due per tre devo cambiarla, quindi spiegami un attimo come va usata. Beh, bene. Allora, la batteria sostanzialmente, diciamo, è influenzata dal tipo di utilizzo e dalle condizioni climatiche. Okay. Faccio un esempio, e potrebbe sembrare anche assurdo. Una batteria utilizzata poco, cioè una batteria che è installata su una macchina che magari utilizzo saltuariamente e quindi ha un basso stato di carica per lungo tempo, tendenzialmente durerà di meno rispetto a una batteria che invece magari è montata su una vettura e viene utilizzata molto spesso. Questo però è, diciamo, in linea generale. Ovviamente le condizioni climatiche estreme, quindi molto caldo e molto freddo da una parte, influiscono pesantemente sulla durata di una batteria. Quindi adesso che inizia la bella stagione dobbiamo bisogna rinfrescarla ogni tanto, metterla all'ombra. Non lo so se metterla all'ombra può essere la soluzione giusta, non credo, però qual è la soluzione? Ma guarda, io consiglierei di fare un check. Una cosa che non si fa, perché tutti pensano che le batterie siano senza manutenzione, infatti, quindi nessuno fa un controllo. Magari un controllo prima della stagione estiva, prima di partire di fare un per viaggio, le vacanze, rimanere a piedi, come è successo chiaramente a me più volte. Può risolvere situazioni a volte spiacevoli. Davvero? Ma come mi accorgo? Sì. Scusa, controllo come? Cioè, allora, è lo stato della batteria? Allora, ci sono, diciamo, ci sono due strade. Cioè, non lo posso fare da sola, quello che ti volevo chiedere devo portare, perché io apro, guardo e richiudo. Esatto, io ti consiglio di affidarti a un professionista, a un'officina che con degli strumenti adatti è in grado di dirti e di verificare lo stato di salute della tua batteria. Poi vedendo arrivare Romina possono essere solo che contenti. Sì, o magari mandarmi a quel paese dicendomi che devo darmi una svegliata. No, secondo me sono contenti. Va bene, meno male. Però noi adesso abbiamo posto alcune domande ai rivenditori, ai ricambisti. Ecco. Sentiamo Alessandro e Romina che cosa ci hanno detto. Che cosa ci può dire del brand FIAM? Ma è un marchio che parla da solo, non ha bisogno di presentazioni, è un marchio prestigioso, un marchio storico, è un punto, un vero punto di riferimento. La nostra storia con i prodotti FIAM nasce nel 1975, quando mio padre, Dante Gardenghi, cominciò a trattare le batterie tramite la ditta Armando Ufficio. Mi trovo molto bene con i prodotti FIAM, in quanto oltre a fornire dei prodotti appunto di alta qualità, offre anche una serie di servizi rivolti all'officina, come il FIAM Network e il servizio raccolta amica. Apprezzo molto anche la politica che mette in alto FIAM di protezione del mercato e di protezione del marchio. Diciamo che FIAM è un'azienda leader del settore, che è molto attenta alle novità del mercato, e è molto attenta anche alle richieste di noi addetti ai lavori. Quali sono le caratteristiche principali della gamma dei prodotti FIAM? Bah, innanzitutto un prodotto eccellente, di altissima qualità, all'avanguardia, sempre, e tecnologia innovativa, e poi soprattutto copre l'intera gamma di batterie, dalle auto alle moto, ai camion, alla nautica. Innanzitutto considero la qualità del prodotto, in quanto la batteria deve fornire alti livelli di prestazione. In secondo luogo guardo alla affidabilità e alla riconoscibilità del marchio,
che deve essere accompagnato da un buon rapporto qualità-prezzo. In terzo, ma non per ultimo, guardo alla disponibilità e alla rapidità della consegna dei prodotti presso le nostre sedi. Ma che belle risposte, Alessandro. Hai visto i tuoi clienti che cosa hanno detto dei tuoi prodotti? Ecco, ma raccontaci brevemente come sta andando questo mercato degli accumulatori. Beh, diciamo che quello che è successo, la pandemia ha avuto un effetto abbastanza dirompente sul mercato degli accumulatori. Molto dovuto principalmente al fatto che molte vetture sono rimaste ferme e quindi hanno scaricato la batteria, quindi da questo punto di vista noi siamo stata un'azienda, diciamo, anticrisi. Per quanto riguarda invece un discorso un po' più generale, ovviamente stiamo assistendo a dei cambiamenti abbastanza rilevanti, perché nel mercato del ricambio sono state introdotte le batterie per applicazioni start and stop, che sono sostanzialmente diverse dalle batterie tradizionali. Nel primo equipaggiamento, come ormai vediamo, l'evoluzione è velocissima, perché anche sulle ultime vetture dotate di sistemi mild hybrid a 48 volt la batteria ormai inizia a fare, diciamo, delle cose che normalmente non faceva, quindi non è più solo una batteria a avviamento, diventa veramente il cuore pulsante e energetico della nostra vettura. Perfetto, grazie Alessandro. Allora adesso verificherò se una delle due batterie può andare bene per la mia auto prima della fine della puntata, chiaramente. La tua Porsche? La mia Porsche, bravo, sì. Però no, veramente preferisco per quella che uso per andare a fare la spesa. Dopo ne parliamo, Alessandro. Invece, con tutta questa energia che abbiamo accumulato, ecco, non rimane adesso che sa ascoltare il nostro amico Eugenio Mosca, che conosci, che certo, è andato il mio amico a fare Eugenio. Un giro in pista a Varano de Menegalis. Ascoltiamolo. Ciao Romina, ciao Giuseppe. Stavolta dalle officine dei box vi abbiamo portato direttamente in pista. Siamo qui sulla pit lane di Varano de Melegari, circuito di Varano de Melegari, per una giornata di test liberi, quelli che sono molto importanti, cioè il lavoro, dopo aver fatto il lavoro in officina, i piloti e i tecnici vengono qui per provare se queste soluzioni, vanno bene, cioè a livello di affidabilità, a livello di velocità delle macchine. Per cui adesso non rimane che lasciare la parola ai motori. Ecco qua una 75, pronti e via, in pista. Allora, senti, qui siamo con quella che abbiamo detto la macchina più storica di questo gruppo. È veramente una macchina, sì, tra l'altro molto particolare e veramente bellissima. Ancora, io direi di un fascino immortale. Di che anno è sta macchina? Questa macchina è del 1961. Ed è una Giulietta SZ coda tronca. Coda tronca vuol dire che ha una silhouette leggermente diversa ed è, tra virgolette, la seconda serie delle Giulietta SZ. SZ sta per sprint zagato, perché diciamo è una Giulietta sprint, anzi sprint veloce, però alla fine è una carrozzeria in alluminio carrozzata dal famoso carrozziere zagato. Vabbè, ma quanto è fortunato Eugenio, però. Prima o poi gli chiederò di portarmi con lui. E tra l'altro, amici, non è ancora finita, guardate. Allora, qui abbiamo il classico bialbero Alfa Romeo, che come abbiamo già detto prima è un'opera d'arte. Questo è ancora più datato di quello che abbiamo visto prima. Esattamente. Quali sono le parti? Questo dovrebbe essere un 1300, nasceva come 1300. Esattamente, però ci sono delle due vetture che hanno fatto una gara Le Mans col motore 1600, in particolare Foytek, che era un pilota svizzero, e quindi noi abbiamo rifatto la macchina in questa configurazione, quindi corre come 1600, in realtà non ha corre come se fosse un prototipo, una GTP, e quindi ha il motore 1600, che è molto simile a quello che abbiamo visto prima, l'unica differenza è che non ha la doppia accensione. Ma che spettacolo, Romina. Eugenio o le auto? Direi io più voto le auto. Eugenio. Io le voto auto. Eugenio. Perdonami Eugenio, perdonatemi tutti voi, ma preferisco le auto. Comunque è bellissima questa Giulietta SZ, che sai ovviamente cosa significa. Ma certo. Sprint zagato. Bravo, degli anni, eccola. 60, giusto? Certo, sì. Primi anni 60. Comunque grazie mille a tutti voi, a Eugenio in modo particolare. Ciao Eugenio, io lo aspetto qui in studio il prima possibile, è un invito ufficiale, mi raccomando, portagli. Lo riporteremo qua in studio.
studio. Logicamente ringraziamo Alessandro Lanari. Grazie, grazie Alessandro, grazie a e a Fiamme di averti dato la possibilità di essere qui con noi. Grazie delle informazioni che ci hai dato su questo mondo delle batterie. Speriamo grazie di per aver... le batterie. Grazie senz'altro. Mille. Speriamo di aver accumulato un po' di energia. È vero? Io sono carichissima. Con la presenza di Alessandro ha ricaricato anche noi qui in studio tutti questa quanti. Sera, vero? E adesso a te l'onore di ricordare i nostri... Assolutamente, se qualcuno pensa, Alessandro, volesse scriverci da casa e magari fare domande anche sulle tue batterie, perché no? Dovrebbe scrivere alla nostra mail che è, lo ricordiamo, info@absmotori.it. Consultare il nostro sito che è www.absmotori.it e a te l'onore anche di Instagram. E seguiteci anche sulla nostra pagina Instagram, chiaramente ABS Motori, è facilissima, la trovate, ma anche nei miei tag, perché ogni tanto metto delle stories. Abbiamo finito anche la nona puntata di ABS Motori, vi salutiamo, vi auguriamo una buona serata con la promessa di ritrovarci tutti insieme alla prossima puntata. Buon proseguimento.